È dall'incontro di Buscetta con due personaggi decisivi che la battaglia contro i mafiosi cambia tono. Il primo è un giovane poliziotto che si chiama Gianni De Gennaro, che è qui in studio, che va a prendere Buscetta in Brasile appena reduce da un tentativo di suicidio che per un miracolo non si è concluso. Durante il viaggio De Gennaro dice a Buscetta: fai come vuoi, ma se decidi di parlare non pensare di prenderci in giro. Dottore De Gennaro, è andata così? Beh, sì, quello che lei ha detto corrisponde al vero. C'è stato questo inizio di collaborazione con il giudice Falcone. È stato il primo avvio di una collaborazione, di una testimonianza dall'interno dell'organizzazione mafiosa. L'altro, appunto, è Giovanni Falcone, magistrato di Palermo. Con Buscetta si intendono anche con uno sguardo. A un certo momento della confessione Buscetta gli dice: lei vuole continuare a fare il magistrato, vero? Io so anche dell'altro, ma non è il momento. E qui mi fermo. Falcone ci ha permesso di capire cos'è Cosa Nostra e come funziona. Cosa Nostra è nata in Sicilia. Cosa Nostra americana si chiama così proprio ad immagine e somiglianza di Cosa Nostra siciliana, anche se poi, proprio per le diversità derivanti dalla nazione in cui vivevano, i mafiosi americani hanno acquisito delle connotazioni particolari, ma comunque sempre riconducibili all'alveo originario. Dottor Falcone, vuol darmi un suo breve ritratto del mafioso? Chi è un mafioso? Il mafioso è chi presta giuramento e diventa quindi un affiliato di Cosa Nostra. C'è un tema che nelle vicende del delitto è tornato di grande attualità. Una parola che copre tante imprese e sottintende intrigo e mistero. Mafia. Ha detto Mario Puzo: amicizia e favori. Incontri un tipo simpatico che ti dà una mano quando ne hai bisogno. E tu lo ripagherai una volta o l'altra. Mi pare che l'autore del Padrino abbia dato della mafia una definizione che io ritengo più giusta, migliore. Ha detto infatti: la mafia è un business, un'impresa, un affare che ogni tanto spara. Vito Genovese, napoletano, ispiratore della storia del Padrino. Dicono che è stato lui ad ispirare a Mario Puzo il romanzo che ha venduto più di 7 milioni di copie. Sarebbe dunque lui, quel Don Vito Corleone, uomo d'onore, pezzo da 90, mescolato nel giuoco, nelle corse, nei sindacati, nel mondo di Hollywood, nella prostituzione, e che sosteneva questa morale. Un avvocato, con le sue scartoffie, può rubare più di 1000 uomini armati di rivoltella. Nel 1939 scappò in Italia per evitare l'arresto. Offrì molti dollari al regime e divenne un benemerito fascista. Allo sbarco degli alleati passò al servizio degli americani. Rientrato in America volle riprendere le redini di Cosa Nostra. Processato nel 1958, condannato a 15 anni per commercio di stupefacenti, è morto nel febbraio 1969 nel carcere di Springfield. Padre Gigante, questa era la casa di Vito Genovese. Che tipo era? Quali erano i suoi rapporti con la gente? Nessuno dei ragazzi della mia età l'ha mai conosciuto. I nostri genitori lo incontravano per strada perché si viveva nello stesso quartiere. Quello che sapevamo di lui l'avevamo letto sui giornali. Genovese era estremamente gentile. Tutti nel vicinato l'avevano in simpatia e lo rispettavano. Non era un attaccabrighe né una persona che cerchi di farsi notare. Ricordo un particolare. Per Natale era solito inviare denaro a un locale notturno del quartiere. Poi la gente faceva la fila per ricevere cestini e pacchi dono per i loro ragazzi. Aiutava a sfamare le famiglie bisognose. Nessuno di noi provò mai sentimenti di ostilità nei suoi confronti. Ai funerali di Vito Genovese c'era un solo prete, lei. Come ricorda quel giorno? Era una giornata stupenda e fu un bel funerale. Mi recai nel New Jersey per assistere alla messa. Fu una bella messa con tanti poliziotti intorno e molti osservatori che prendevano nota di chi arrivava e dei mafiosi presenti. Dico mafiosi ironicamente, la parola non esiste. La mafia in questo paese è parte di un sogno americano. Nel 1880 e nel 1900
Sono arrivati in America uomini che volevano sfuggire la miseria della Sicilia e dell'Italia meridionale, di città come quelle da cui veniva mio padre, dalla Calabria. Ma le strutture di questo paese non consentono facilmente la realizzazione del sogno americano. Al contrario, schiacciano l'emigrante per una o due generazioni. L'unico modo per realizzarsi e per migliorare la propria situazione è lottare. Non vi si dà niente per niente. Non è una terra di pilastri. Della mafia si possono dare tante interpretazioni storiche. C'è chi ne fa risalire addirittura le origini ai vespri siciliani. Una ribellione, dunque, contro l'indifferenza, contro le parzialità della giustizia. E anche tante spiegazioni sociologiche. Ma non bisogna dimenticare quelli che sono i suoi fini e i suoi metodi. Il 16 maggio 1974 a Milano viene arrestato Luciano Liggio, da quasi 20 anni ai vertici della mafia, divenuto padrino dei Corleonesi dopo aver eliminato il vecchio boss Michele Navarra. Luciano Leggio, diventato Liggio per l'errore di trascrizione di un brigadiere, nasce a Corleone nel 1925 in una famiglia povera che lavora la terra. Ha già 9 fratelli, ma è un bimbetto svelto e impara presto ad arrangiarsi per sopravvivere. Come delinquente esordisce con un colpo modesto. È un giovanottino e si arrangia rubando nelle stoppie covoni di grano. 3 guardie campestri lo vedono, uno lo denuncia. Primo arresto e all'uscita dalla camera di sicurezza, primo morto. La gente deve imparare a tacere. Quando nelle aule giudiziarie entra Luciano Liggio, i testimoni non ricordano o si smentiscono. Signor Leggio o signor Liggio, come preferisce? Io il cognome fa Leggio, però per tutti sono signor Liggio. Allora, quindi tanto avanti. Che io lo sto usando questo Liggio come nome in arte. Lei mi quasi definisce Liggio. Senta, signor Liggio, lei una volta ha detto, ho un ergastolo. Leggo, una condanna a 22 anni, un'altra a 6, ma nei miei confronti non c'è una prova. Non ho mai parlato, non ho mai tradito. A Socrate fecero bere la cicuta, a me è toccata la galera. Sono stato condannato per ritorsione. Ne è sempre convinto? Sì, in pieno. Ma sono stato più fortunato di Socrate. Non ero all'altezza di Socrate, ma nello stesso tempo più fortunato. Ecco, da che però cosa... hanno cercato di farmela bere così a piccoli sorsi. L'amarezza della vita, perché continuando la galera è una piccola dose di cicuti al giorno, insomma. Senta, da che cosa nasce questa ostilità, questa persecuzione? Ma questo dovrebbe chiederlo a chi di questo ne ha tratto profitto e vantaggi. Comunque quello che intuisco io è che alle mie spalle si sono fatte delle carriere, arrampicatori senza scrupoli, hanno approfittato di questo mito che hanno creato nello stesso tempo, perché il mito serve. E non vogliono mollarlo, perché si sono fatte carriere, sono fatte molto denaro. Io allo Stato ho costato miliardi. Che cosa non ha funzionato nella sua vita? Ma da quando mi si guarda ha funzionato tutto. Non ho niente da rimproverare. A che cosa si riferisce lei? Beh, insomma, mi riferisco al fatto che sta qui dentro. Niente, non ha funzionato l'onestà e il zelo da parte di chi è stato chiamato a giudicarmi. Perché fin da ragazzo la chiamavano Cozzo di Fuoco, Chicco che brucia? Ma semplicemente io ero magrolino così, ma sono stato sempre di una forza eccessiva e energico. Quindi questo spirito, questo ragazzo in segreto che si muoveva sempre, era considerato qualcosa, ma poi la verità fu un'altra. È nato, si è accresciuto questo discorso, che siccome, essendo orfano, mi restò a me la devozione dell'anima di mia madre. Quando si gioca tra bambini, lo sa come si finisce sempre per offendere i familiari. E chi deve buttare la tua madre, e chi deve tua sorella, come mi veniva detta questa parola?
a carico di mia madre, io non ragionavo più. Mi veniva dentro il bollore, questa nostalgia, non lo so, e cominciavo a menare questi bambini sproporzionatamente per quello che poteva essere l'offesa vista dagli altri bambini. Ma in effetti né io sapevo spiegare che cos'era, ma era questo, che a me mi si toccava il vivo, l'ansia di questo desiderio della madre che mi ha portato sempre, mi è stata una devozione immensa. Qualcuno l'ha definito il volto nuovo della mafia, lei che cosa sa di Cosa Nostra? Niente. E di questo gli hanno dato conferma anche il famoso pentito Buscetta, dicendo che non mi conosce come amico nostro né come uomo d'onore. Mi dice però che vi siete trovati una volta per discutere se era il caso o no di organizzare una piccola insurrezione in Sicilia. Non è che lui è venuto con altri, non è che è stato lui a venirmi a cercare. Lui era in compagnia di altri, perché io con questo tizio non ho avuto mai stimolo, non ho avuto mai fiducia, perché so chi è. Secondo la polizia, il potere mafioso è passato da lei a Salvatore Reina. Questo Reina lo conosce? Che tipo è? Innanzitutto, io non avevo potere mafioso da poter lasciare in eredità a nessuno, non ce lo sono mai stato. E poi, questo Reina lo conosco, è stato nella mia cella in compagnia per quasi 8 mesi. Lei dice, che ragazzo è? Per me è un bravo ragazzo, una persona educatissima. Ma lei crede che esista Cosa Nostra? Ma che quello che io credo o non credo serve a niente. Se io mi devo basare sulla mia esperienza, io sono stato considerato capo mafia, capo di questo e capo di quello, e non è vero niente, io non sono niente. Quindi se mi devo basare sulla mia esperienza non esiste niente. Niente. Se mi devo basare sull'esperienza, sono fantone. Se poi esista, non lo so. Ma lei si è fatto un'idea, che cos'è la mafia secondo lei? È una cosa riprovevole? Senta, io, l'idea mia è stata sempre quella, che parlo sulla mia esperienza. Mm. Lei parla anche di Dio senza averlo mai incontrato. Certo, ma della mia esperienza, dandomi del mafioso sempre e continuamente, non credo che ho niente da rimproverarmi. O di aver fatto male a chi che sia nella mia vita, o di aver approfittato di una qualsiasi sfida, chiunque a trovarmi diversamente di quello che dico. Leggendo vari autori che hanno parlato su questa parola mafia o mafia, e rifacendomi al Petrè, che è uno dei grandi cultori della lingua antica siciliana, mafia doveva essere una parola di bellezza, come bellezza non solo fisica, ma anche bellezza come spiritualità, nel senso che se con una bella donna diciamo che mafiosa è sta femmina, è una bellezza. Un bel cavallo, è mafioso sto cavallo, un bel cappotto, è mafioso cappotto, insomma, il cappotto è mafioso, cioè, era la parola, il significato. Sì signore, era un complimento, è un fenomeno di bellezza. Io, Se è così, lei non si offende se io dico il mafioso Licio? No, non mi offendo, non solo, semplicemente mi duole che credo che non ho tutta quella ricchezza spirituale e fisica di esserlo un mafioso, insomma, di essere mafioso nel senso bello della parola. Va. A suo parere non esiste la mafia di cui parlano i giornali e i giudici, allora perché muore tanta gente? Questo deve chiederlo, scusi, a quelle che lo uccidono, a me che mi ha chiedato 20 anni che manco della signora. No, ma lei avrà un'idea, perché non ne muore altrettanta in Toscana, che io, come, so, io dicevo, o in Emilia. Come gli dicevo, non ho la mentalità dell'inquirente, quindi non vado a sindacare per chi non cosa dirci, cosa ci posso dire. Siamo gente sanguigna, certo questo sì. Gente che magari in altri posti una cosa si chiude con una scazzottata e lì si chiude con il corpo del revolver, ma più di questo cosa vuole che le dica? C'è stata una guerra tra la mafia di Corleone, considerata la più dura, e quella di Palermo di Stefano Bottese, considerata moderata. Lei ne sa niente? Ma quando questo discorso? Da quando questo discorso? Beh, credo da qualche anno fa.
7, 8, 9, 10 anni fa. Dottor Biagi, io ho 15 anni che sono in carcere di continuo, e 50 l'avevo fatto prima, e sono 20, io ho fatto 20 anni di carcere. Che cosa vuole che sappia io queste cose che succedono fuori, che succedono fuori? Non so completamente niente. Ma lei di un qualche peccatuzio si riconosce colpevole? Ma io non ho mai detto, ma io non ho mai detto di essere un santo. E sarebbe assurdo pensare che sia un santo. Non sono un santo. E se un altro tenta di pestarmi i piedi, non mi piace. E se posso... E quando se ne ha male che cosa fa? Niente, non mi piace, le dico di smetterla, che non l'accetto questo discorso. E se non smette? E se non smette gli pisto il suo, è normale. O che dice, facciamo fatta, lei che fa? Quello che dice Gesù Cristo, se uno gli dà un schiaffo ci mette la guancia così. E a guancia dove, non sei io se dovevo dare la guancia sempre a ognuno che muore dare uno schiaffo. Quanto guancia dovrei avere per tutti questi molluschi che credono di diventare uomini accanendosi su di me? Perché la maggioranza di questi che si accanisce su di me sono l'ultimo anello fangoso della società. Molluschi, chi è pederasta, chi è licenziato della moglie, chi è... Allora credono di diventare duri, diventare uomini scagliandosi sul legge, ma è possibile. Come riempi i giorni e le notti? Ma... Prima leggevo moltissimo tutto quello che mi capitava sotto mano. Ora mi sono dato un po' ai colori, alla grafica e sinceramente mi sento più appagato nel senso lavorando. Lei ha nostalgia del suo paese? Ho nostalgia non solo del mio paese, ma di tutta quella povera gente che conosco, che ho conosciuto, con il quale ho dormito nelle varie stalle, nelle fattorie, del territorio quando io lavoravo e facevo l'agricoltura. Ma se lei tornasse lì non correrebbe qualche rischio? Ma no, ma nessun rischio. Poi, come dicevo io, la morte non la considero un rischio, perché è questo che si riferisce lei, il rischio di danno. Vede, il rischio lo corre chi fa del male, non quello che non riceve. Questa è una teoria sbagliata, che se molte persone capissero che il male resta a chi vive e non a chi muore, si evitassero di fare del male. Generale della... Dell'Aspromonte io non so quasi niente. Ricordo i bellissimi racconti di uno scrittore che ho molto amato, Corrado Alvaro. Sono vicende di piccola gente rassegnata. Domina il senso della disfatta, non la premessa del delitto. Adesso la descrizione passa alla cronaca. La montagna dell'incubo, la terra degli enigmi. Là dentro, tra quei boschi e quelle cime, si può sparire. Ma io credo che ci siano ancora più arcani e più segreti a Roma. La tendenza nazionale è sintetizzata in una parola, arrangiarsi. Alvaro scriveva, pochi italiani sono arrivati a capire che il male di uno è il male di tutti e per uno che soffre la prepotenza e la malvagità, tutto il popolo finisce per soffrirne. Corrado Alvaro non ha vissuto la Calabria dell'Ndrangheta, della società mafiosa, ma di essa ha scritto «I mafiosi, forti della violenza, acquistavano un rango sociale. Disprezzati fino a ieri, diventavano terribili. Quando una società dà poche occasioni di cambiare stato o nessuna, far paura è un mezzo per affiorare». C'è la Calabria anche dei traffici proibiti, armi, droga, appalti, politica sporca e faide. C'è un rituale barbarico che prepara la vendetta. Negli armadi sono appesi i vestiti degli assassinati, coi buchi dei proiettili. E anche qui ci sono delle vittime innocenti. A Oppido Mamertina è giornata di lutto cittadino. In paese si piange soprattutto la morte di una bimba innocente, Mariangela Anzalone. L'hanno assassinata due o tre sicari, reduci dalla sparatoria all'interno della macelleria di Piazza Salvatore Albano. Bilancio due vittime. Una bambina di 9 anni morire ammazzata. Io credo che di più brutte non ne capitano. Perché morire per malattia è un discorso, morire ammazzato è un altro. Che cosa vi ha aiutato ad andare avanti? Noi guardiamo Giuseppe. E pensiamo a Mariangela e pensiamo magari c'è Giuseppe, potevamo piangerne due, invece ne piangiamo uno e la forza ce l'ha da lui. Soltanto quando lo vediamo camminare, quando lo vediamo giocare, quando lo vediamo andare a scuola.
È lui la nostra forza. Se non ci fosse lui, non avremmo niente più. Dopo questi delitti, com'è cambiata la vita ad Oppido Mamertina? Da com'era a com'è, tale e quale è la medesima cosa. Non è servito a niente, anche se ci sono stati dei morti innocenti. La cosa è sempre così, almeno fino ad oggi. Domani può darsi che si cambia. Qual è il ricordo più tenero che ha di Mariangela? Non ci sono ricordi particolari. Mi ha regalato 9 anni splendidi, solo questo. Era una bambina molto buona. Era, non so spiegarle, una bambina timida, però molto affabile, molto disponibile con tutti. Giocava con il fratellino sempre, non bisticciava mai con nessuno. Era questa, era una bambina piccola ma grande, grande, grande. Una storia degna di certi western tipo Ok Corral. Una faida familiare che è scritta nelle lapidi del cimitero di Oppido Mamertina, i Gugliotta contro gli Zumbo. A ogni sgarro, a ogni offesa, per un malsano principio di dignità deve scattare la ritorsione. Il primo caduto nel 1992 si chiamava Santo Gugliotta. Oggi si contano una 20ina di morti ammazzati. Cosa vuol dire essere proprietari di terre in Calabria? A essere esposti a dei rischi continui, a non ricavarne niente, niente, solo sacrifici, rischi ed essere nel mirino della mafia. Come si manifesta la presenza dell''ndrangheta? In tanti modi, sotto forma di richieste quasi accettabili, la guardiania, queste cose. Poi con richieste sempre più pressanti, qualche danno, messaggi che mandano prima con mafiosi e poi con persone completamente fuori del loro ambiente. Da anni i signori Cordopatri sono in lotta con l''ndrangheta, che vuole gli oliveti di loro proprietà nella piana di Gioia Tauro. Una resistenza che è costata la vita al barone Antonio Carlo Cordopatri, fratello di Teresa. Come è stato ucciso suo fratello? Davanti al portone di casa c'ero anch'io e dovevo essere uccisa anch'io perché sono stata anch'io colpita, ma si è inceppata l'arma. Per cui io sono, purtroppo, per me e per la mafia, sono uscita illesa. Qual è la sua giornata? Da blindata. Alla scorta? Sì, sempre. Della finanza. Lei ha delle paure? Sì, sempre. Come si fa a non aver paura? Molti attentati svariati, oltre quello di quando è morto mio fratello, ne ho avuto altri 2 prima e molti dopo. Mi hanno promesso, per me sono minacce, per loro intendevano promesse, che mi avrebbero tagliato la lingua e cavato gli occhi, perché ho parlato, sarebbe a dire ho denunciato i colpevoli e ho riconosciuto il killer. Quando sono andata in campagna per lavorare la terra della mia famiglia, che lo dico con molta modestia, nessuna arroganza, è dal 1100 che è proprietà della mia famiglia, quando sono andata una persona, un uomo, a viso scoperto, mi ha affiancata per la strada e mi ha detto che ho voluto fare l'uomo. Bene, morirò da uomo, incrapettata. Ora non so se questo termine riesce ad essere chiaro agli altri. Ecco, dice, nessuna donna abbiamo noi, non parlava di mafia, noi non abbiamo dato a nessuna donna questa morte perché le donne sono state al loro posto, sono state da donna. Hai voluto fare l'uomo, ti faremo morire da uomo. Quindi tutto questo, certo, mi fa paura, ma non vivo nella paura. Ho paura, ma non vivo, grazie a Dio, nella paura. Ho parlato con Raffaele Cutolo, il gran capo dei camorristi, a Napoli, in un'aula di tribunale, dove lo stavano processando. Negli ambienti penitenziari lo chiamavano ancora o professore, perché contava più del ministro della giustizia. Da detenuto, con telex alterati, disponeva delle trasferte di carcerati e di marescialli. Usava liberamente il centralino per ordinare partite di stupefacenti. Gli mandavano il pane da casa, perché non c'è niente di meglio dei cibi genuini e dell'eroina pura.
Raffaele Cutolo aveva, e forse lo ha conservato, l'istinto del mecenate. Nella prigione dove arrivava lui, migliorava immediatamente il rancio degli ospiti, altro che le riforme. Anche lui aiutava, come tutti i ricchi, dai Rockefeller ai Guggenheim, i giovani meritevoli. Fece laureare un ragazzo che gli era simpatico e che diventò poi il suo legale. Sapeva guardare al futuro. Signor Cutolo, se lei si mette qua, penso, noi possiamo cominciare subito? Sì, se il suo figliolo vuole venire... Non è il luogo adatto, come vuol dire. Non è distese, ti vuol dire delle cose. A me mi fa piacere di parlare con lei. Parliamo con... Lei è un uomo che non ha paura di avere coraggio. No, parliamo con tutta tranquillità. Questo è suo figlio? Sì, mio figlio. Buongiorno. Che cosa, che avvenire augura suo figlio, signor Cutolo? Che avvenire augura? Quello che augurano tutti i padri onesti, come... Già lo devo vedere qui dentro, innocentemente. Senta, signor Cutolo, quanti anni ha passato in carcere? 23. Lei? Ho perso il conto, tra l'altro, ma sono 23. Comunque. 23. E la prigione ha cambiato qualcosa in lei? No, io sono sempre lo stesso. Ho sempre le stesse idee. Comunque. Semmai io devo dire che forse in Italia si stava meglio quando si stava peggio. E ci sono state 9 perizie che hanno detto che lei non è normale, o sbaglio? Non è vero, non sono pazzo. Se poi... Avere queste idee significa essere pazzo, accetto anche questa etichetta. Se poi, perché tutti i grandi uomini, come Nietzsche, dicono che è pazzo. Ma lei non si identifica con Gesù Cristo, con Buddha, con Maometto? Che cosa ha di comune con questi personaggi? Ma io penso che abbiamo gli stessi ideali, nel senso che non è che io... Gesù era un grandissimo uomo a quell'epoca. Ma anche Gesù... A quell'epoca, adesso come sarebbe? Adesso è come tanti altri. Ma lei... Gesù non ha saputo soffrire, tra l'altro. 33 anni ha voluto morire sulla croce, ha detto che non ce la faceva più. E perché lei vuole morire a 49? È proprio perché questa vita, quanto più si va avanti, più puzza, diciamo così. Quanto più alto si va, più si sente la puzza. È una sua frase o gliel'hanno attribuita? Dopo aver porto la guancia, è lecito ammazzare. Sì, perché è un'interpretazione. Gesù ha detto che si deve porgere l'altra guancia. Però il seguito non l'ha detto. Qui l'ha detto, come tante altre cose. Che cosa ha insegnato a suo figlio, un giovane che oggi ha 24 anni? Io lo tengo sempre lontano da tante cose, la strada del lavoro, innanzitutto. Ma vedete, questo sarebbe un ragionamento lungo, perché ai giovani si deve insegnare che la strada del lavoro è meglio andare a lavorare che rubare, che è meglio l'amore che l'odio, che è più bello perdonare che condannare. Però ce lo devono insegnare, ma questa società di oggi tutto sa fare, tranne che giustizia, tranne di insegnare queste cose. Che parte ha avuto sua sorella Rosetta nella sua vita? Una parte importante, ma soltanto solo che è innocente di tutto. Diciamo che può essere soltanto stata plagiata da me, ma è innocente di tutte le cose che l'attribuisce. Un altro dei suoi pensieri. I miei fiori preferiti sono le orchidee, ma sovente amo mandare crisantemi. Ha fatto molte ordinazioni e per chi? Vedete, i crisantemi si devono mandare al momento giusto. Mica non l'ho mandato, non l'ho mandato perché per me è vera giustizia, quello che non fa la giustizia. Signor Cutolo, chi è secondo lei un camorrista? Ma diciamo è una scelta di vita, non è che il camorrista, perché è un'etichetta che si dà il camorrista, io non ho detto mai che c'era questa nuova camorra, comunque. Per me diciamo che era un partito, è un mio ideale. E camorra che cosa vuol dire? La disoccupazione, non è insegnare proprio ai giovani che è più bello il lavoro. Però glielo devono anche trovare. Che cosa pensa della droga? Io sono stato sempre contrario, con fatti concreti, non soltanto con le belle parole. Che ho scritto una poesia sulla droga, Polvere Bianco. Che idea si è fatta dei pentiti? Ma poveretti, anche loro, nel senso, sono stato giostrato da questi giovani magistrati. Per arrivare al potere fanno dire un sacco di cose. Ma il dissociato non lo capisco, veramente, più del pentito, tra l'altro. Questo lo voglio chiedere anche al Presidente. C'è chi la considera anche un benefattore. Che cosa ha fatto per il suo prossimo? Io ho fatto tanto. Ho sempre regalato un sorriso a chi ne aveva bisogno. Qual è la sua giornata di detenuto? Scrivo, leggo comunque. Si pensa comunque. Che è assurdo. È possibile nel brivido della solitudine. Ma io lo sopporto tutto con dignità. Mi dispiace di mio figlio. La migliore gioventù innocentemente sta in carcere per colpa di questi falsi pentiti. Lei è considerato il mandante di centinaia di omicidi. Tra le vittime ci sarebbe anche Francis Turatello. Come mai mancano le prove di questi delitti?
Vedi, è assurdo, loro dicono che questa è l'associazione verticista, che ogni cosa avrei fatto io, perché non è tutto assurdo. Io ho fatto, non è che non fa, io non sono uno stingo di sangue, io ho fatto piangere, come ho fatto del male, ma chi voleva farmi del male è chi voleva farmi piangere. Certamente lei ha una sua idea della vita. Che cos'è? Di aiutare la povera gente, innanzitutto, perché così non c'è più delinquenza. E della morte? La morte si deve accettare. C'è qualche tipo di rapporto tra mafia e camorra? Ma non so, se lei parla della camorra che attribuiscono a Cuba, a me non è stato mai camorra. No. A me è un ideale di vita, la ripeto. Poi la camorra, l'andrangheta, la mafia è tutta un'altra cosa. Ma la mafia sta a Roma, no? La camorra sta a Roma, la vera camorra sta a Roma, no? Mica sta qui. No? Grazie. Questo è l'obitorio comunale, l'obitorio della città di Napoli. Secondo le statistiche, qui portano ogni 3 giorni un morto ammazzato, un morto sparato, come si dice nel linguaggio locale. Dall'inizio dell'anno più di 100 omicidi e un migliaio di rapine, senza contare poi gli scippi. L'illecito entra talvolta nelle consuetudini, direi nel folklore. A Poggio Reale, nella località detta Lo Spacco, sotto un cavalcavia, sono sorte centinaia di baracche dove smerciano, a prezzi di grandissima convenienza, ricambi per auto e motorini, naturalmente rubati. I suoi alunni sanno che cos'è la camorra? Lo sanno in un modo diverso dal nostro, cioè non lo sanno attraverso la televisione o attraverso il concetto, lo sanno perché ci vivono. Ne parlano? Ne parlano per esempio attraverso giochi che a chi li sa vedere hanno un contenuto abbastanza tragico. Per esempio il gioco del carcere, che consiste nel fare una sceneggiata che simula il colloquio in carcere con corredo di avvocati, guardie e via dicendo. Si possono considerare quelli che una volta si dicevano dei bambini buoni? Secondo me sono buoni, belli e puliti. Basta saper vedere bontà, bellezza e pulizia dove c'è. Anche l'oro non credo che si trovi in qualche cosa di già pulito, si trova nella terra ed è faticoso scavarlo e tirarlo fuori e renderlo lucente. Il lavoro che cerchiamo di fare qui è esattamente questo, cioè far vedere a tutti che sono belli, buoni e puliti, certe volte anche ai loro genitori che finiscono per sottovalutarli. Che mafia, camorra, 'ndrangheta sono fenomeni solo del sud? Assolutamente no, anzi, sono fenomeni soprattutto del nord. Credere che la camorra, la 'ndrangheta e cosa nostra riguardino il sud è una ingenuità miope. La parte maggiore degli affari che la criminalità organizzata campana, la criminalità organizzata calabrese e quella siciliana fanno, lo fanno nel centro e nel nord Italia e all'estero. Seguendo il filo della matassa della criminalità organizzata, ho avuto il privilegio da scrittore di arrivare ovunque. Seguendo il clan di Mondragone si arriva in Scozia, ad Aberdeen, dove hanno investito. Seguendo i secondiglianesi si arriva a Barcellona, dove gestiscono le piazze di spaccio. Seguendo i casalesi, per esempio attraverso personaggi come gli Schiavone, si arriva in Polonia, si arriva in Romania, dove investono, dove comprano i titoli di Stato. E quindi in realtà è impensabile credere che sia un fenomeno che riguardi il Sud. Al Sud c'è soltanto il segmento criminale, c'è il sangue delle mattanze, ma il capitale è al Nord. La politica usa la camorra o la camorra usa la politica?
In qualche modo c'è stata una modificazione negli ultimi anni, dopo Tangentopoli. Le organizzazioni criminali hanno capito che non possono più fidarsi, come in passato, della politica. E bisogna dire che le organizzazioni criminali non sono mai all'opposizione. E non esiste un territorio politico che non abbia, come dire, l'influenza di un clan. Ovviamente questa influenza non è più come negli anni 80 o negli anni 90, o non è più soltanto così, ossia attraverso il patto, attraverso l'inciucio. È tutto molto più fine. Oggi le organizzazioni criminali godono di imprese così potenti e di un'economia così florida che possono determinare loro stessi la vittoria degli appalti attraverso qualità economiche. Allora non hanno più bisogno del politico che gli fa vincere l'appalto, ma loro, una volta che vincono l'appalto, condizionano il politico. È esattamente, si è invertito il meccanismo. È la politica che ha necessità della potenza dei gruppi criminali. È davvero impossibile sconfiggere la camorra? Mi ripeto quasi come una cantilena o una poesia, le parole di Giovanni Falcone, che rispose a una domanda sull'impossibilità di distruggere Cosa Nostra, dicendo che Cosa Nostra è un fenomeno umano e, come tutti i fenomeni umani, avrà un inizio e quindi una fine. Temo soltanto che questa fine, cioè la fine delle organizzazioni criminali, possa coincidere con la fine dell'uomo. Spero di no. La mafia non può vivere senza la politica e senza gli affari. Sono frequenti gli spari di Lupara che abbattono funzionari pubblici o di partito intruppati con gli uomini d'onore. Allora, dove vanno a finire certi voti, orientati o imposti? E perché? Quali scambi nascondono o favoriscono? È vero dunque, come qualcuno ha detto, che gli italiani hanno l'impressione di vivere in un paese di molti delitti e di pochi castighi. Forse l'età mi porta a ripetermi, ma quando vedo queste cose, credo che non ci sia nulla da fare e che la nostra società non cambierà mai. Alcuni amici più giovani di me, di fronte a questo mio pessimismo, mi dicono che bisognerebbe andare a vivere in un altro paese. Io no, non ci sto. Io voglio vivere nel paese di Falcone e Borsellino.